Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. È estate, ok? E fa un caldo porco. Spero di riuscire a girare questo video. E dato che siamo alle porte di settembre e quindi prima di iniziare a pubblicare video un po' più sostanziosi, volevo lanciarvi questo piccolo intermezzo. Sono appena tornato dalla Macedonia e mi stavo rompendo i coglioni e ho deciso di fare una piccola serie su Instagram. Ah, non mi seguite su Instagram? Male. Molto male. Questa cosa mi fa abbastanza arrabbiare. Correte subito a seguirmi e mettere tanti cuoricini. Ma oh. Comunque, su Instagram ho creato questa serie che si chiama 30 stili di me stesso. Avevo fatto una cosa simile un paio d'anni fa, 6 ritratti di me stesso, e lo vedete qua sullo schermo della Cintiq. Però questa volta ho voluto realizzare qualcosa di più sostanzioso. Quindi ogni giorno pubblicavo il mio ritratto realizzato con uno stile diverso, ispirato a qualche artista, disegnatore, fumettista, cartone animato. E quindi questa è solamente la prima parte dei 30 stili di me stesso. E oggi vi voglio presentare i primi 10 stili. Partiamo col primo. Lo stile manga. Ok, non sono un esperto, non sono mai stato un appassionato del disegno manga, però ho voluto omaggiare lo stile nipponico, con questo personaggio un po' ambiguo, ok? Un po' ambiguo, con questa barba orribile. Mi fa cacare parecchio. Diciamo che tra tutti è il primo che ho fatto e decisamente non è uno dei miei preferiti. Infatti lo presento per primo, ok? Non è un bel biglietto da visita, lo so. E allora nei commenti su Instagram la gente ha cominciato a interessarsi a questa piccola serie e ha cominciato a suggerire degli stili. E qualcuno ha avuto la geniale idea di suggerire lo stile delle clip animate dei video dei Gorillaz. E devo ammettere che è venuto molto molto bello. Lo sto utilizzando, diciamo, come immagine di profilo su WhatsApp e su altri contatti privati. Mi piace, mi piace. E nel prossimo stile voglio omaggiare quella che è un'amica, anche lei fumettista, autrice e disegnatrice di Simple e Madama, una disegnatrice pazzesca. E sto parlando di Lorenza Di Sepio. E qui ho voluto in qualche modo emulare il suo stile un po' puccioso. Sì, diciamo che è venuto questo risultato finale. Funziona, ok? E per chi non conosce Lorenza Di Sepio, si informi. Andate subito su Instagram a vedere le meraviglie che disegna. Molto brava, molto brava. Sapete benissimo che io adoro Tim Burton, e adoro il suo gotico, adoro i suoi film, anche quelli che vengono sottovalutati. Un tocco artistico unico, sia nelle sue pellicole che ovviamente nelle poche cose che ha fatto di animazione, stop motion e così via. Qui ho voluto realizzare un ritratto un po' creepy alla Nightmare Before Christmas. E poi abbiamo lo stile Adventure Time. Non l'ho ancora visto, ok? Devo ancora vedere questo cartone, c'è su Netflix. Prometto di recuperarlo e poi vi dirò se mi è piaciuto. So che tanti lo considerano un capolavoro, quasi in linea con Rick e Morty. Speriamo, speriamo, perché sono molto curioso. Prima di continuare con le altre illustrazioni, volevo ricordarvi che sabato e domenica, cioè questo 25 e 26, sarò al San Marino Comics. Mi raccomando, venite in tanti. Lo so che vi scazza ad andare in un altro paese straniero, però mi troverete lì. Quindi se siete della zona, venite a trovarmi, ci sarà anche uno spermine alla riscossa dal vivo che non potete assolutamente perdervi e ci divertiremo. Ci sarà Nazi Vegan Heidi, tutti i miei fumetti, tutti i miei lavori, non vedo l'ora. Col prossimo stile vi gaserete, ovvero lo stile delle bizzarre avventure di Jojo. Ok, devo ammetterlo, mi sono divertito, è stato quello più complesso che ho dovuto realizzare, però il risultato finale, devo ammettere, ricorda parecchio lo stile del fumetto, soprattutto per quanto riguarda le illustrazioni e le copertine, perché ho cercato anche di emulare quella che è la colorazione, che non è così semplice. E qui, come ho detto sempre, in qualsiasi video dove ci sarà i mai visti, disegni e illustrazioni realizzate in stili diversi, ci sarà sempre e comunque lo stile di Rick e Morty. E ho voluto qui realizzare il mio ritratto. Sembro un cugino di secondo grado di Rick Sanchez. E
che dire, bello, mi piace. Io con la fiaschetta in mano che bevo della grappa macedone, magari, non lo so. L'unico errore, diciamo, che avrei dovuto evitare è il monociglio. Non ho realizzato un monociglio. Mi devo vergognare per questa cosa qua. Dovete sapere che un cartone che guardavo tantissimo da bambino sono le avventure di Tintin o Tintin. Da bambino lo chiamavo Tintin, però in realtà è Tintin. Lo davano su Solletico. È uno dei primi cartoni che guardavo. Non ci capivo nulla, ma mi piaceva tantissimo. Sembro un vecchio di 50 anni. Ma in realtà io sembro già un vecchio di 50 anni nella vita reale. E ho voluto anche qui omaggiare il grandissimo Leo Ortolani realizzando questo autoritratto come lo farebbe Leo Ortolani. Mi piace. È piaciuto anche lui, perché mi ha scritto e mi ha detto: hai fatto una bella cosa, bravo. E io dopo mi sono masturbato. E ora finalmente possiamo presentarvi il top del top di questa prima parte di 30 stili di me stesso. Qualcuno, ok, è riuscito a consigliarmi lo stile Young Signorino. Giuro. Questo è il risultato. E devo ammettere che anche qui mi sono divertito parecchio. Non è un disegno, ok? Qualcuno me l'ha anche chiesto. Ma è un disegno? No, è un fotomontaggio. È una semplice foto che mi sono fatto, l'ho piazzata su Photoshop e ho iniziato a modellarla, a modificarla, facendomi le belle scritte in faccia. Se volete vi faccio un piccolo tutorial su come fare, cioè come trasformarvi in Young Signorino, ok? È una cosa semplice, ditemelo. Volete un tutorial? Io ve lo faccio nei prossimi giorni. Ok, si conclude qui la prima parte dei 30 stili di me stesso. La seconda parte arriverà quando finirò gli altri 10 disegni e la terza parte quando finirò completamente la serie. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Mi raccomando, andate a recuperare il video scorso che ho fatto, che è dedicato a Babbel. Ho raccontato la mia esperienza traumatica di come ho imparato l'italiano e di come non sono riuscito a imparare altre lingue da quando sto qua in Italia. È molto interessante, ci ho messo tantissimo a farlo, ci tengo particolarmente tanto, quindi troverete il link in descrizione. Guardatelo e poi fatemi sapere. Noi ci vediamo la prossima volta e in questi giorni arriveranno altri video un po' più cattivelli.